e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i Cake Pops. Queste meraviglie sono state inventate in America circa 10 anni fa dall'idea di riutilizzare gli scarti di pasticceria. Divennero molto famosi quando vennero infilzati su uno stecchino, questo li rese davvero unici. Si pensa che fu proprio Bakerella, la regina della decorazione dei cupcake e dei biscottini americani, a rendere questa ricetta diffusa in tutto il web, e da lì sono arrivati libri, sono arrivati kit e addirittura tantissime persone si sono messe a fare delle decorazioni più svariate per la gioia dei cake designer, ma soprattutto per tutte quelle persone che amano la pasticceria. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 g di amaretti, 350 g di biscotti pan di stelle, 180 g di mascarpone e 100 g di cioccolato fondente fuso. Per prima cosa prendiamo i nostri biscotti pan di stelle, li mettiamo in un mixer e li frulliamo finché non diventeranno una polvere. Fatto ciò, aggiungiamo i nostri amaretti e continuiamo a frullare, sempre finché non diventerà una polvere. Prendiamo il nostro composto e lo andiamo a trasferire in una ciotola più capiente. A questo punto aggiungiamo il nostro mascarpone e il cioccolato fuso. Poi mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Così com'è lo mettiamo a riposare nel frigo per un quarto d'ora. Passato il quarto d'ora prendiamo il nostro impasto, circa la misura di una noce, e creiamo delle palline lavorandole con le mani. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Poi le mettiamo nel frigo per 2 ore, ossia finché non saranno belle dure. Finalmente iniziamo a creare i nostri cake pops. Qui con noi abbiamo un melone dal quale abbiamo tolto i semi e poi l'abbiamo ricoperto con della carta rossa. Ora andiamo a prendere uno stuzzicadente bello lungo, ci andiamo ad infilare la nostra pallina e poi la passiamo nella cioccolata fusa. Se vediamo che ce n'è troppa, togliamo quella in eccesso in modo da renderla perfettamente sferica. D'ora in poi è tutto a scelta, potete sbizzarrirvi con tutte le decorazioni che volete, ma noi abbiamo deciso di prendere delle codette arcobaleno, delle codette al cioccolato, del cocco, delle scaglie di mandorle e della granella di nocciole. A questo punto trasferiamo il nostro cake pop nel melone e continuiamo così con tutti gli altri finché non li finiamo. Ecco qua come stanno venendo bene i nostri cake pops. Ma guardate come sono venuti bene i nostri cake pops, cari ragazzi! Guardate che cura nei dettagli che è presente in queste meraviglie! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di cake pops! Ragazzi, sono proprio buoni, cioccolatosi, si sentono tutti i biscotti, si sentono i pan di stelle, si sentono gli amaretti che vanno a dare un gusto in più. E proprio sono fantastici perché si possono adattare a qualsiasi cosa, feste, compleanno, qualsiasi cosa vi venga in mente. E la cosa bella è che la decorazione può essere cambiata con qualsiasi cosa voi vogliate, rendendoli sempre più belli e stravaganti. Insomma ragazzi, sono veramente buonissimi, bellissimi, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Giannina.